Clivia apre un altro punto vendita nel cuore della città. Sì, in effetti è un processo che stiamo portando avanti negli anni, ma più che una volontà nostra è un'esigenza di mercato. Un mercato perché, diciamo che come si dice, secondo sé una barca deve navigare e basta. Non puoi stare fermi in questo mercato, specialmente in questa città, ma diventa l'esigenza per mantenere una struttura, e mantenendo una struttura mantiene anche opportunità di lavoro, tutto quello che ci sta attorno. Allora noi è quasi diventa un dovere crescere per poter mantenere tutto questo, mantenere la forza lavoro, mantenere il brand, mantenere tutto quello che noi che possa portare avanti un'economia anche nella città stessa, perché la città, i clienti tutti ci dicono che facciamo delle belle strutture, altri negozi stiamo pensando già di rinnovare gli arredi, di rinnovare la tipologia, perché fatte negli anni che furono, perciò è una forza di natura che dobbiamo rinnovare. Attendiamo di fare una bella struttura più grande dove serva purtroppo allo svolgimento dello sfogo del polmone per fornire questi prodotti. L'amministrazione qua, oppure le istituzioni un attimino per dare dell'autorizzazione, a volte si va alle calende greche, ci stanno rallentando tantissimo, e questo ci preoccupa molto, perché senza di quella noi non possiamo svolgere il nostro lavoro come vogliamo. A noi basterebbe, come azienda, basterebbe un solo negozio, un solo punto vendita per poter tirare avanti la nostra famiglia e tutte le nostre esigenze. Ma ripeto, tutto questo, 11 negozi oggi, 8 dei quali sono a Reggio Città, gli altri in provincia di Reggio, servono per, come dicevo prima, creare opportunità di lavoro, perché visto che siamo degli imprenditori siamo capaci a farlo, e dall'84 lo facciamo, allora è giusto che non lo facciamo. Siamo nati, ognuno nasce per portare avanti un progetto. Ognuno nasce, viene assegnato un lavoro, noi siamo imprenditori, lo dobbiamo fare. Se siamo capaci di fare imprenditore è giusto che lo facciamo. Come nasce Clivia? Clivia nasce così, per gioco, nell'84, ancora giovani, io giorno laureando, frequentavo la facoltà di farmacia, ci incontrammo con Nicola Coscordo, così ci misero a vendere dai parrucchieri la tintura da barbiere, il sapone da barba, e così piano piano abbiamo visto il mercato che c'era in questo ambiente, allora siamo andati avanti convinti che se fai bene, e soprattutto se l'azienda resta giovane, perché noi ci stiamo prodigando a un processo generazionale, non aspettiamo l'evento generazionale, ci sono già i nostri figli, i nostri nipoti, le ragazze giovani stanno portando avanti da soli, noi controlliamo le bozze della giovane, che è giusto che dai giovane, così allora un'azienda resta sempre giovane, perché certamente dopo 35 anni di lavoro anche noi un po' le spalle si stanno ricurvando, e allora cerchiamo di, con questo processo generazionale, di mantenere questa struttura che nasce appunto nel 1984 con la vendita solo all'ingrosso, poi capendo l'esigenza del territorio abbiamo cominciato ad aprire i punti vendita, ma non tanto perché volevamo farlo, ma tanto perché ci siamo resi conto che noi, essendo capaci a fare questo, si creavano posti e opportunità di lavoro, e quando assumiamo qualcuno siamo belli contenti. Se dovessimo licenziare, come purtroppo qualche volta abbiamo dovuto fare, per noi magari la prima notte non riusciamo a dormire. Ultima battuta, fare impresa in questo territorio si può? Fare impresa si può benissimo, con mille difficoltà, ripeto, parlavamo prima della burocrazia e delle istituzioni per lasciare delle autorizzazioni, fanno di tutto per ostacolarti, non so perché, se crei un problema per ogni cosa, se crei il problema per un centimetro di metro quadrato, se crei un problema su questo, un imprenditore deve venire a investire a Reggio, no. Abbiamo visto i casi questi, non voglio, per l'amor di Dio, perché ci sono dei motivi che ognuno sa, però nello stesso tempo devono essere un attimino confrontarsi con l'imprenditore e vedere di venirne a capo in qualsiasi cosa. Noi certamente
cerchiamo di agire sempre nella realtà e agiamo sempre nella realtà, e allora è possibile fare impresa, dialogare finalmente con l'istituzione, l'istituzione dialogare anche noi. Parlo di istituzione, io mi riferisco alla struttura burocratica del comune, della provincia, dove andiamo a operare, parlo di quello, io non parlo di altro, perché noi, anche noi ci dobbiamo attenere nella legalità, perché solo nella legalità si può ottenere uno sviluppo.